cercare di capire perché non va un microfono. Però continuano a farmi vedere la camera, se non cambiano la roba non va mai. È andato indietro, va pure quello di voi. Sì, qui va, devo capire perché non va. Guardavo quelli che tiravano. Oh, che legale. La guido. Non c'avevo niente di meglio da me. Sono andati da tutte le vie.
Allora la linea è Cesena Lecco. La qua.
Pinellone. Di Forlì per una sfida dai moltissimi significati. Al mio fianco c'è coach Alex Finelli. La Fulgor si presenta a questa partita ancora senza successi e aggiungo io ancora senza Antonutti. Io onestamente ti chiedo se questa assenza sia più pesante dal punto di vista tecnico o per tutte le chiacchiere che poi si susseguono durante la settimana. Beh, intanto rimane il fatto che abbiamo 0 vittorie su 4 incontri e questa è per noi adesso una grande opportunità per prenderci i primi 2 punti in una partita contro un'altra squadra che ha 0 vittorie, quindi ci saranno toni agonistici sicuramente alti. Per quanto riguarda Antonutti, è un giocatore importante per noi e diciamo tante problematiche extra tecniche hanno impedito per il momento il tesseramento, ma non bisogna pensare troppo a quello che manca, ma pensare a quello che c'è. Qual è la tua impressione sulle reazioni da parte dell'ambiente? Ricordo l'anno scorso, questa era una squadra in grande difficoltà dal punto di vista tecnico, ma con un grande sostegno del pubblico. Riuscite ora a riportarlo quel sostegno? Ma mi auguro di sì, diciamo che tutti devono essere consapevoli che la realtà di Forlì è partita in ritardo. Ci siamo trovati proprio come con un cambio di società inizio agosto, è iniziato a inizio agosto il mercato, siamo partiti dopo. Quindi era impreventivo il fatto che diciamo, si partisse di rincorsa. Qualche problematica di diversa natura hanno impedito un inizio migliore. Adesso dobbiamo solo rimboccarci le maniche e con il nostro atteggiamento creare entusiasmo. A proposito di mercato, c'era grande attesa per i nomi di un certo rilievo che sono arrivati a Forlì. Poi però ci sono stati anche gli infortuni che ti hanno impedito di, diciamo, organizzare la squadra in queste 4 settimane. Sì, nelle prime 2 gare, al di là dell'assenza di Antonutti in tutte le partite, è mancato Becirovic, che è il nostro leader per un paio di gare, e anche Abbott per una gara. Quindi qualche intoppo, ma ripeto, ci fortificano e adesso dobbiamo pensare solo a prenderci questa partita. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Salutiamo coach Alex Finelli e naturalmente introduciamo anche quella che è l'avversaria del giorno, ovvero questa Jesi di un grande ex, ovvero al mio fianco coach Lasi, che è abituato a giocare da ex a Forlì, ormai non è più neanche una novità. Sì, anche perché non mi hanno più rivoluto, quindi è da un pezzo che sono un ex, prima come giocatore e poi come allenatore. Volevo sapere quanta pianto fino, così mi adeguo un pochettino. Le situazioni sono abbastanza simili, insomma. Esatto, 2 squadre che obiettivamente, al di là dei problemi contingenti, hanno vissuto un avvio di stagione difficile dal punto di vista dei risultati, altrettanto difficile da quello degli infortuni. Iniziamo a fare il punto, come sta la squadra? Ma la squadra è in ripresa, nel senso che è in ripresa. Abbiamo giocato, diciamo che siamo sempre cresciuti da partita in partita, a parte l'ultima che abbiamo fatto veramente una brutta figura di fronte ai nostri tifosi, di cui
ci siamo scusati e mi scuso ancora, però abbiamo preso consapevolezza che dobbiamo fare qualcosa di più per poter vincere le partite e sicuramente diciamo che questa settimana ho visto una squadra viva e motivata. Questa settimana hai visto anche Marco Santiangeli, diciamo, a pieno regime o quasi. Oggi in panchina per quale tipo di impiego? Non lo so, perché devo dire, lui si è operato un mese e mezzo fa, ernia disco, quindi questa settimana ha cominciato gradatamente e diciamo che ha fatto anche qualche, quasi per intero l'allenamento, quindi fa ben sperare, ha dato morale, ha dato qualità, più qualità agli allenamenti, ci mancherà Picarelli però in compenso, perché noi non ci facciamo mancare niente, quindi vedremo, magari qualche minuto vorrei fargli assaggiare il campo, sì. Grazie, bocca al lupo. Bocca al lupo. Salutiamo anche coach Lasi, come detto un grande ex, qui ha festeggiato la promozione nel ormai lontano 1979, naturalmente da giocatore adesso vuole infliggere la quinta sconfitta a Forlì. Sono di fronte due squadre che ancora non hanno festeggiato un singolo successo in questo campionato, è una sfida obiettivamente molto molto particolare anche per quelli che saranno i risvolti psicologici. Adesso, come sempre, io lascio lo spazio allo speaker, lo spazio alle presentazioni, poi l'inno e poi torneremo in cabina di commento in compagnia di coach Fabrizio Frates.
Appassionati di basket, una buona serata dalla Palafiera di Forlì e benvenuti a questa sfida valida per la quinta giornata della 2 Gold. Di fronte Forlì e Iesi, due squadre ancora alla caccia del primo successo stagionale. Al mio fianco coach Fabrizio Frates. Ciao caro, buonasera a tutti. Partita, sembra difficile dirlo, la quinta giornata di campionato, però già delicata, perché sono due squadre che per motivi diversi non si sono presentate pronte a questa stagione, soprattutto per motivi fisici. E Iesi, che ancora adesso soffre l'assenza di giocatori importanti o il lento recupero di quelli infortunati, per altri motivi di costruzione di squadra all'ultimo momento Forlì. Resta il fatto che queste quattro partite sono state quattro sconfitte per entrambe e quindi diventa una partita al calor bianco, anche se siamo solamente veramente all'inizio di questa nuova annata. Come ricordavamo in fase di presentazione, partita ancora più speciale per coach Maurizio Lasi, che è un ex che a Forlì ha festeggiato una promozione in Serie A, che ritrova fra l'altro sulla panchina avversaria un paio di compagni, diciamo, di quell'avventura, quel Rod Griffin che ora è l'assistente di Alex Finelli e anche il team manager Maurizio Solfrizzi. Il tutto risale ai tempi della Jolly Colombani Forlì, tempi che oggi sembrano distanti, però giusto in settimana, leggendo i quotidiani locali, è stato sottolineato come anche quella squadra non partì benissimo, una vittoria nelle prime cinque. È chiaro che quattro partite sono troppo poche per dare un giudizio su quello che possano essere le prospettive di queste due squadre. È abbastanza evidente che oggi invertire la rotta farebbe comodo a tutte e due. Beh, certo, rompere il ghiaccio, la prima vittoria, ti butti alle spalle un sacco di problemi, un sacco di tensione. Maurizio, sai, ormai è stato un grande giocatore, un allenatore che ormai è di lunga milizia, è facile che sia ex da qualche parte, a Siena lo ricordiamo, qui a Forlì. Hai parlato di tre giocatori che hanno segnato la storia di questa società: Lasi era il playmaker tutto fosforo di quella squadra, Rod Griffin era un numero 4 di grande forza fisica e di grandi qualità tecniche, e Solfrizzi era il tiratore che dava grande profondità alla panchina. Tre giocatori importanti di una società che ha fatto una delle migliori, delle storie più importanti della pallacanestro italiana, e che adesso sta cercando di rinascere e di ritornare importante. La piazza è importante, il contesto è un contesto che conosce la pallacanestro, quindi ci aspettiamo. Il palazzo è bellissimo, qui si sono giocate per tanti anni le Final Eight di Coppa Italia, è sempre stato uno dei palazzetti più belli, più accoglienti. Ne ricordi una in particolare? Una persa, purtroppo me la ricordo sì, perché l'ho persa un po' di anni fa con Reggio Emilia, una decina di anni fa contro la Benetton di Ettore Messina, però mi ricordo anche 3500 reggiani in questo palazzo e un'atmosfera incredibile. Atmosfera che inevitabilmente oggi non sarà la stessa, l'impatto dal punto di vista visivo dei tifosi di Forlì è comunque discreto, ricordiamo che tra queste due squadre c'è una discreta rivalità e ovviamente, come detto, oggi acuita da quella che è la situazione difficile in classifica di entrambe. Si è parlato tanto di Becirovic e Zizic, questo asse play pivot nuovo di zecca per una Forlì che sul mercato, anche seppur iniziato in ritardo, si è presentata molto aggressiva e con il desiderio di dimostrare un diciamo così un'istanza per quelle che possono essere le voglie di promozione della squadra. È innegabile che la nuova proprietà non abbia fatto mistero da questo punto di vista di voler crescere e velocemente. Per il momento però la crescita è stata ritardata anche dai problemi diciamo così burocratici, tant'è che neanche oggi ci sarà a disposizione di coach Finelli quell'Antonutti che continua ad allenarsi con la squadra ma che ancora non è potuto scendere in campo. Il primo possesso è per i padroni di casa. Cararetto, altro nome importante arrivato quest'estate a Forlì, si fa vedere. Capitan Frassinetti va da Becirovic, eccolo il gioco a due più atteso di quest'anno a Forlì. Becirovic
Zizic e arrivano i due punti. Già la prima magia di Sani, un passaggio battuto per terra per Zizic che rollava dopo il blocco, già un piccolo saggio di tecnica. La tecnica ce la mette anche Maggioli, che però non è fortunato, peraltro Borsato recupera il pallone dando un'altra opportunità ai suoi e in particolare a quello Jan Miller, che è partito fortissimo in campionato, due gare strepitose le sue, in particolare quella di esordio, poi nelle ultime due qualche problema in più. Intanto altro assist di Bečirović, due piccoli capolavori di Bečirović, due canestri di Zizic, 4-0. Bisogna essere molto aggressivi su questa situazione, Iesi ancora non lo ha fatto, Maggioli rimane un po' dentro l'area, quindi Bečirović attacca in due contro uno in pratica e con le sue qualità di passaggio concede a Zizic dei tiri facili. Maggioli invece sbaglia il secondo tiro, vola a rimbalzo Ebbat, che riesce a deviare il pallone verso Frassinetti. Ancora Ebbot dall'angolo, la finta, l'assist per Zizic. Qui stiamo parlando di un giocatore che magari non esattamente da protagonista, ma cinque mesi fa era al Forum di Assago a vincere l'Eurolega col Maccabi. Zizic è un giocatore di grande spessore, giocatore onestamente per questa Lega illegale. È evidente che non è più freschissimo, non è più giovanissimo, però è un giocatore di grande esperienza, di grande tecnica e di temperamento. Qua la battaglia con Maggioli per prendere la posizione è una bella battaglia davvero. Migliori, linea di fondo rovesciata e primo canestro ospite che arriva grazie all'argentino adottato dal nostro campionato. Iesi aveva già giocato le stagioni dal 2010 al 2012. Qui rimbalzo offensivo di Zizic che, cinturato quasi da Maggioli, se ne va in lunetta con due liberi. Molto bravo Cavaretto, come sempre per niente egoista, avrebbe potuto tirare lui, invece Frassinetti era ancora più libero, ha fatto correre la palla fino in angolo, Frassinetti ha tirato bene coi piedi per terra, un tiro che fa ad occhi chiusi, gli è uscito di sfortuna, ma Zizic aveva un'ottima posizione rimbalzo d'attacco, si è guadagnato due liberi il fallo di Maggioli. Vero dominatore il giocatore croato di questo avvio, l'anno scorso ha cambiato squadra più volte, ha iniziato al Cibona, poi è passato da Astana e infine, come detto, al Maccabi, giusto in tempo per fregiarsi del titolo di campione d'Europa. Adesso con due liberi, Zizic 8, ospiti 2. Miller fatica a controllare questo pallone, lo salva nelle mani di Migliori che in faccia a Bečirović spara e commette un altro errore al tiro. Ebbot guida la transizione, fisicamente un giocatore che, torniamo al discorso di prima, per questa categoria è impressionante. Sì, sì, è un atleta compatto, tosto, l'abbiamo visto saltare con forza il rimbalzo difensivo e poi farsi un cost to cost, ha spaccato l'area di Iesi, è arrivato fino al ferro, un giocatore che è un po' fra dei due ruoli, però è un giocatore molto interessante e Maurizio è costretto subito al primo time out. Ebbot che ha saltato la trasferta di Mantova dopo lo scontro durissimo a Napoli con Ganeto, trauma cranico per lui, appassionati ricorderanno, portato praticamente via in barella e con grande preoccupazione, fortunatamente nessun problema, adesso è già a disposizione di coach Alex Finelli che, ripeto, a questo punto per le sue rotazioni ne ha un disperato bisogno. Abbiamo parlato dell'assenza di Antonutti da una parte, o meglio del mancato tesseramento, e poi dei problemi di Bečirović che ha saltato la seconda e la terza giornata di campionato e quelli di Ebbot, anche Iesi ne ha avuti tanti e tanti di problemi. Oggi manca ancora e mancherà probabilmente fino a almeno dicembre, forse addirittura gennaio, Richard Mason Rocca, manca anche Piccarelli, rientra invece almeno in panchina, vedremo con quale minutaggio, Marco Santiangeli, l'ultima deviazione è di Zizic che prima la chiede, ovvero la rimessa, poi vede l'arbitro che è convinto e dice scusa hai ragione, è vero, l'ho toccata. Beh, io. Bravo, molto corretto, è evidente che nel momento in cui tocchi la palla speri sempre che sia tua, poi dopo però è stato onestissimo a riconoscere che il fischio dell'arbitro era quello giusto. Ebbot recupera un altro rimbalzo, questa volta quasi per terra, e comincia subito la transizione e subito Cavaretto libero all'angolo opposto. Qui non arriva un canestro, però Forlì aveva quattro giocatori
sul perimetro con un metro di spazio, se non di più. Sì, è molto difficile difendere su Forlì oggi, perché giocando con Frassinetti o Cararetto da 4, di fatto hanno sempre 4 tiratori sul campo e quindi l'area è molto libera. Maggioli contro Zizic, che di questa area libera ha approfittato benissimo in avvio. Vecirovic qui rischia qualcosina, Zizic controlla, Frassinetti chiude, vola Forlì, già più 10. Beh, Zizic ha fatto sentire tutta la sua durezza a Maggioli, gli ha tolto il centro dell'area e qua poi è stato bravissimo a innanzitutto raccogliere il passaggio di Vecirovic, che era molto bello ma non facile, infatti Vecirovic glielo dice in questo momento qua, sa di aver fatto un passaggio un po' difficile, non solo l'ha controllato ma neanche tirato fuori uno stupendo assist per il tagliante sotto canestro. 12-2 il vantaggio di Forlì, borsato per la rimessa, Miller ancora oggetto misterioso come per certi versi è stato nelle ultime due uscite, ora brucia Zizic. Ti ha sentito. Si è visto ora. Ti ha sentito, bel cambio di passo, di velocità, è andato dentro con la mano destra. Becirovic per Frassinetti. Zona di Iesi. Cararetto va in angolo, Becirovic aspetta il blocco di Zizic. Poi lo ritrova nel mezzo angolo, sbaglia il tiro, il rimbalzo è preda di Elliott e ora Miller con calma, gioco a due americano per Iesi, poi lo scarico, migliori, un passo in avanti, al resto tiro, canestro. Beh, questa è la sua specialità della casa, Franco, un giocatore che se ha mezzo metro può tirare da tre punti con altissime percentuali. Al rimbalzo tocca borsato, poi cade piuttosto male, grande preoccupazione subito sulla panchina di coach Lasi, che obiettivamente di sfortuna Iesi ne ha avuta anche troppa questo avvio di stagione, fortunatamente non mi sembra che sia niente di grave. Però Zizic gli è andato dentro da dietro involontariamente mentre cadeva, potrebbe avergli provocato un'estensione, un'iperestensione della gamba, sicuramente per uno che sta recuperando dall'infortunio, infatti lo vediamo che zoppica, insomma veramente piove sul bagnato, non vorrei che Maurizio dovesse rimettersi la canotta, perché onestamente alla sua età la vedrei un po' una cosa pericolosa. 55 anni, nato a Faenza, pochi chilometri da qua. Quindi è giovanissimo. Deviazione da parte di Migliori, nel possesso che rimane a Forlì mentre si avvicina la metà del quarto di apertura. Frassinetti per la rimessa, 13 secondi per l'attacco dei padroni di casa. Zizic è un bel bersaglio da colpire in situazioni come queste. Adesso il palleggio di Becirovic davanti a Jan Miller, blocco di Zizic, palleggio, arresto, tiro, canestro. Beh, questa è classe assoluta. E Sani anche a 90 anni giocherà e farà pick and roll, arresto e tiro come qui. Miller penetra e scarica Procacci sul parquet, sbaglia Elliott, Becirovic a rimbalzo, adesso c'è Procacci di fronte a lui, Ebot linea di fondo chiusa per un attimo da Elliott, non basta, restituisce la rovesciata a Ebot, quel pallone che si inerpica sul ferro, andiamo a rivedere. Molto bravo Ebot qui, perché ha rischiato, ha superato il difensore, è andato a tirare dall'altra parte del ferro. Bel rimbalzo, attacco di Elliott qui sull'arresto e tiro di Miller e torna uomo Iesi immediatamente. Ebot alza la parabola di fronte a Maggioli, sbaglia e adesso Miller che prova a scatenarsi in transizione, lo scarico in angolo, Procacci può prendere la mira ed è la bomba del meno 5. A me questo Miller piace tantissimo, te lo dico, è la prima volta dal vivo che lo vedo giocare e mi piace, la testa alta, una bella struttura, mi sembra un giocatore molto interessante. Reduce da 4 anni a Florida State, adesso Procacci spalle a canestro contro Becirovic, l'aiuto di Maggioli, lo scarico per Zizic che va a lunetta con due liberi. Beh, sai, chi conosce Becirovic sa che pur essendo lui un play guardia, una delle cose che fa meglio è quella di giocare il post basso. Infatti appena sono passati a uomo, Forlì è tornata a cercarlo spalle a canestro, dove è bravissimo a guadagnare falli e sappiamo le percentuali clamorose dei tiri liberi di tutta la carriera di Sani, oppure a smazzare degli assist bellissimi come questo a Zizic, che
conosce il compagno e sa che in quella situazione lì bisogna farsi trovare con le mani pronte, perché probabilmente arriva un cioccolatino da convertire immediatamente in un canestro o in due tiri liberi. Problema di Coach Lasi in questo momento, che l'uscita di Borsato lo ha costretto a anticipare l'ingresso di Procacci. Procacci fisicamente mal si accoppia con i due esterni avversari. Certo, è molto piccolo e quindi ha comunque problemi di mismatch. E fra l'altro vediamo che Borsato ha la borsa del ghiaccio e quindi non penso che il suo recupero sia così immediato in questa partita. Caviglia sinistra, direi il problema. Tanto Migliori sbaglia, Maggioli controlla il rimbalzo in attacco, fallo di Cararetto che non basta, potenziale gioco da tre punti. Bravo Michele, perché qua ha sfruttato il fatto che Zizic è un po' uscito ad aiutare, gli ha rubato lo spazio per prendere il rimbalzo d'attacco e poi è stato bravo a convertirlo in un canestro con un sacco di manate sulle braccia, ha tenuto duro, ha avuto una bella presa sulla palla, ha fatto canestro, si è guadagnato il libero. Michele Maggioli, che in questa stagione viaggia vicino agli 11 punti con 9 rimbalzi di media, quasi 4 i rimbalzi offensivi, qui converte il libero, chiedevano addirittura 2 punti dalla panchina di Iesi per la deviazione pericolosa di Ebbot, per gli arbitri invece un solo punto per Iesi che torna a zona, anche se Procacci insegue Becirovic, altro gioco a 2 che diventa 2 punti. Beh, passaggi battuti fantastici dal palleggio, lì bisogna uscire a raddoppiare forte, però non è mica facile, è facile dirlo qua seduti con le cuffie in testa, è un bel po' più difficile farlo e ci hanno provato in tanti in 20 anni di carriera di Becirovic e non molti ci sono riusciti. Il problema dei giochi a 2, soprattutto di questo gioco a 2, è difendere in 3 e non in 2. Esatto. E il terzo mi sembra mancare lato spesso. Qui rischia di arrivare una palla persa. Frassinetti, linea di fondo, lo scarico per la tripla di Marco Cararetto. Bravo Cararetto a farsi trovare pronto. Bravissimo Matteo a trovare l'equilibrio in una situazione difficile per vederlo sulla linea a 3 punti libero. L'uscita di Migliori, inseguito dall'altro numero 10 della sfida, ovvero Capitan Frassinetti, che ora ha l'aiuto di Zizic, che poi recupera. Maggioli esce, dai e vai con una bella finta di Migliori, non premiata dalla terna arbitrale. Scappa Ebbot, che esagera. Il fischio lo premia però. Fallo di Procacci. Beh, sai, è andato dentro di forza proprio. Non so come sarebbe andata a finire probabilmente se non avesse fischiato, però il contatto lo ha cercato e lo ha trovato, ha una forza fisica addosso sicuramente superiore e gli Iesini non hanno potuto fare altro che fermarlo con un fallo. Intanto Maggioli si prende un po' di riposo in panchina. Arriva Benvenuti al suo posto, come per i padroni di casa c'è Saccaggi in cabina di regia. Ebbot ancora zona per gli ospiti, Saccaggi sale dall'angolo e torna da Ebbot, palleggio, arresto, step back e poi un tiro che si spegne sul secondo ferro, corre Miller in transizione, schiaccia a terra il pallone per il rimorchio Migliori che però sbaglia il tiro, Zizic a rimbalzo, Saccaggi a spingere in transizione, poi si ferma, aspetta il proprio centro, qui rischia qualcosina scivolando. Frassinetti voleva fare il Becirovic, trova la palla persa, contropiede per Iesi, Miller si arresta in transizione, tripla che riporta un minimo in scia gli ospiti. Bravo, bravo, un bel arresto e tiro con coraggio, Frassinetti aveva avuto l'idea giusta, però doveva fare un mezzo passo in più per avere l'angolo di passaggio. Saccaggi prova anch'egli a portare vicino a canestro Procacci, fischio arbitrale ed è il secondo fallo per l'ex giocatore della Leonessa, mentre Andreaus è sul parquet, riposo per Frassinetti. E adesso Forlì cambia qualcosina tatticamente, perché con l'ingresso di Andreaus, che è un 4 vero e proprio, cambia un po' il suo assetto con i 4 esterni e mette un giocatore più interno dentro l'area insieme a Zizic. Saccaggi verso il blocco di Zizic. Cararetto cerca la linea di fondo, palleggio, arresto, tiro in corsa, sbagliato, rimbalzo di Elliott, transizione per Iesi, Migliori uno contro tutti, fallo di Andreaus, 2 liberi. Sì, Andreaus qua era dentro l'area, Migliori ha preso la penetrazione di mano destra, non ha potuto far altro che dargli uno schiaffone sulla palla, palla in mano, 2 tiri liberi. E Cararetto che è andato ad Andreaus e gli ha detto, ma scusa, in un'iniziativa del genere ti sembrava il caso di regalargli 2 liberi?
Lo so, però sai, in quella, è giusto, però in quella situazione lì per Andre Aus lasciarlo anche proprio andare a finire con le mani sul ferro non sarebbe, sarebbe stato un po' un arrendersi, magari tatticamente era una buona idea, però in questo punto della partita quando c'è energia, c'è agonismo, ti viene di intervenire. Poi Migliori sbaglia il primo libero, quindi dopo tutto la scelta di Andre Aus viene in parte benissimo premiata. Intanto si alza dal cubo dei cambi per l'esordio stagionale Marco Santiangeli, straordinario dall'intervento, recupero, intervento alla schiena, recupero prodigioso dopo i problemi di discopatia, è già in campo e accoppiato con Marco Carraretto, può dare una grande mano a questa stagione dell'Aurora. Tanto fallo di fallo Bruttini in attacco. Sì, ha fatto un blocco in movimento. Sai, Santiangeli è un giocatore su cui Iesi ha costruito la squadra, ecco, e fino adesso non l'ha mai avuto. E probabilmente non sperava neanche di averlo così presto. Probabilmente, però comunque è un giocatore la cui assenza è molto importante in questo organico. Meno 5, ma palla in mano per Santiangeli e soci. Taglio di Elliott, Miller esce, prende, spara, sbaglia, tocca, rimbalzo Saccaggi, il pallone è correttamente assegnato a Iesi. Sì, sono saltati in due a rimbalzo, nessuno è riuscito a controllarlo, l'ultimo a toccare è stato Bruttini. Benvenuti Vivaio Don Bosco Livorno, dove è nato, per la rimessa. Rischia qualcosina Elliott, Miller prova a inventare, Elliott tocca a rimbalzo ma non controlla il pallone, dopo aver picchiato sul ginocchio di Andre Aus chiude la propria corsa in fondo al campo. Altra rimessa per Iesi, che adesso può ripartire dal palleggio di Procacci. Palleggio, arresto, tripla, ferro, prova a salvare Miller che salva ma nei piedi di Andre Aus. E allora l'ultimo tiro del quarto di apertura dovrebbe essere a disposizione di Forlì. Saccaggi fermato fallosamente, fra l'altro ha già esaurito il bonus Iesi, dunque sono liberi per Saccaggi. Qui un azzardo che forse sarebbe stato meglio evitare. Usare il fallo in questa situazione, ma è una situazione un po' di transizione difensiva, probabilmente aveva paura che il resto della squadra non fosse ben disposta per poter chiudere e coprire l'area, ha preferito fermarlo, certo che in bonus vuol dire regalare due tiri liberi. Primo bersaglio per Saccaggi che firma col secondo il provvisorio più 7, adesso 6 secondi e spiccioli a disposizione di Iesi. Santiangeli fatica anche a mettere in campo il pallone, lo aiuta Benvenuti, si lancia verso l'area avversaria sulla sirena o quasi, cerca il tabellone, non trova fortuna e allora dopo i primi 10 minuti Forlì 25, Iesi 18. Primo tempo, primo quarto in cui Forlì è partita con questa formazione coi piccoli ed ha subito messo in difficoltà aprendo tanto l'area alla difesa di Iesi, che però ha reagito, è completamente in partita. Adesso sono cominciate un po' le rotazioni, c'è qualche giocatore della panchina in campo, Forlì ha dovuto risistemare il suo organico, la sua formazione in campo con due lunghi più tradizionali, ha dovuto dare un po' di minuti ovviamente a Becirovic. Mi sembra una partita veramente molto aperta. Andiamo a vedere com'è cambiata Forlì durante l'estate e anche, se vogliamo, cosa ha caratterizzato questo difficile avvio di stagione. Forlì che ha esordito con la sconfitta a Barcellona Pozzo di Gotto, subito meno 23, palesando delle difficoltà. Però i nomi sono importanti. Zizic, abbiamo visto per un attimo le cifre in sovraimpressione, è sicuramente un giocatore che a questo livello può fare la differenza anche a 34 anni. Quello che è il rendimento della squadra è dato però dai numeri che leggete sotto. Percentuale da 2, penultima squadra della Lega. Percentuale da 3, penultima squadra della Lega. Le cose non stanno funzionando sicuramente in attacco. E poi i problemi. Abbiamo parlato delle assenze. Becirovic salta due partite, Ebot ne salta una. Antonutti non arriva ed è chiaro che la squadra cambia. Beh, sai, l'arrivo di Antonutti, che mi sembra qua già da un po' di tempo, si sta allenando con la squadra, potrebbe cambiare.
Abbott Miller, fallo in attacco abbastanza evidente e dunque il possesso torna a Forlì. Abbiamo avuto forse qualche istante di blackout, coach. Sì, stavamo dicendo che l'arrivo di Antonutti potrebbe cambiare molto le cose in questa squadra, però adesso commentiamo la partita che stiamo giocando. Abbott vede Bruttini, ribalta il lato Saccaggi, Frassinetti con una mano trova la conclusione morbida che permette ai padroni di casa di tornare avanti di 9 lunghezze. Procacci, Miller, chiuso da Bruttini, stoppato ma fallosamente nell'interpretazione arbitrale, e allora due liberi. Sì, abbiamo visto due penetrazioni consecutive con la mano sinistra, la prima di Frassinetti che è mancino, quindi quello è veramente mandarlo a nozze, e qui con Miller che è andato fino al ferro e ha preso fallo poi sulla situazione di tiro. Velocemente dagli altri campi, Brescia avanti di 10 su Biella, 19-9, 12 addirittura di vantaggio per Mantova su Ferentino, 28-16, più 5 Torino a Casalpi, 17-22 il punteggio, mentre Napoli avanti di 7 ad Agrigento contro una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione, parità tra Trieste e Verona 22 e poi Trapani 12-7 sul campo di Veroli, mentre Barcellona è avanti di 4 contro Casale. Così, mentre intanto arriva un fischio antisportivo, la valutazione dell'intervento da parte della terna arbitrale, dicevo, fischio abbastanza pesante contro Iesi, qui andiamo a rivedere, in realtà io credo che il contatto invocato dagli arbitri e punito dagli arbitri fosse precedente all'ultima fase del replay. Ecco, qui dovremmo avere, esatto, evidentemente l'intenzione visto di contatto, esatto, perché quasi neanche l'ha sfiorato, io è saltato fuori tempo. Io ho avuto l'impressione che cadendo si fosse appeso, sì, alla maglia dell'avversario, sì, può e essere, può essere, questo non si vedeva perché eravamo coperti la nostra linea di visione, e però può essere che sia stato quello a, sicuramente, mi permetto di deve dire, essere ingannare stato quello, per l'arbitro. Forza, per forza, perché il resto del gesto è un gesto normale, è saltato, l'altro ha fatto la finta, quindi ha completamente fuori tempo, ricadendo, ha rischiato di cadergli addosso, ma non gli è caduto addosso. Andreaus aspetta Frassinetti, gli consegna il pallone, esce Saccaggi, in angolo Andreaus, sale il blocco di Bruttini, tiene vivo il palleggio Saccaggi, poi si rivolge ancora al capitano Frassinetti, cadendo indietro dopo una piroetta, deposita nel canestro avversario il più 12. Bravo Matteo, che qua è andato dentro di mano destra, non la sua preferita, e poi è riuscito comunque a tornare sulla mano sinistra e tirare cadendo all'indietro. Andreaus aggressivo sul cambio contro Miller, adesso i due sono nuovamente accoppiati, i compagni dicono a Miller: sfida Andreaus, che è una buona idea, poi però sbaglia il tiro dopo averlo messo a sedere. Frassinetti a tutta velocità contro Procacci, che di velocità ne ha in abbondanza. Fallo in attacco, il blocco di Bruttini non piace alla terna. Ma vediamo se riusciamo a rivederlo. L'importante è, sì, purtroppo non era proprio fermo, perché era andato oltre la linea della palla, poi per colpire, per prendere bene dentro nel blocco, come va fatto il corpo del difensore, ha fatto un mezzo passo in arretramento, e questo ha dato la sensazione corretta all'arbitro di un blocco in movimento, e quindi un blocco che non è consentito. Riposo per Santi Angeli, torna Migliori sul parquet, c'è anche Maggioli che si riaccoppia con Zizic. Miller aspetta l'uscita di Procacci, il pallone per lui, Maggioli spalla canestro contro Zizic, Maggioli attacca sotto i fischi del palafiera, va corto con la conclusione, Abbott taglia davanti a Maggioli, riesce a recuperare il rimbalzo, poi parte contro Procacci, fischio, e ci saranno, immagino, altri liberi. E beh, questo Abbott, quando parte dritto per andare al ferro col corpo che si ritrova, è veramente molto difficile da fermare. Molto bravo Zizic, che sta facendo assaggiare le durezze, diciamo, di Eurolega a Maggioli, perché sta giocando molto fisico,
lo anticipa ma relativamente, è che poi quando Maggioli attacca per guadagnare il centro dell'area a spintoni, sempre in maniera corretta però tecnica, tiene bene la posizione e lo costringe a dei tiri non in equilibrio. A bersaglio il primo libero di Ebot, 13 di margine per i padroni di casa. Sbaglia il secondo Ebot, il rimbalzo di Migliori, l'apertura verso Santiangeli che è tornato immediatamente sul parquet. Qui tra il blocco di Maggioli, il contatto fra Saccaggi e Santiangeli, eravamo un po' al limite. Andiamo a rivedere. Ma onestamente difficile, perché era proprio sulla linea qua davanti. A me è sembrato Maggioli un po' in ritardo, forse poteva essere chiamato tanto quanto Bruttini in precedenza, il blocco in movimento. Rimessa di Santiangeli, Miller anticipato, Elliott consegna il pallone proprio a Santiangeli che pensa di giocare a due con Maggioli, poi cambia idea e allora si torna dagli americani. Miller contro Ebot che lo tiene, lo manda sull'aiuto di Zizic. Maggioli abbandonato, sbaglia il piazzato, rimbalzo di Saccaggi che guida la transizione, va in backdoor e cambia angolo Ebot che ora riceve il pallone da Frassinetti. Andreaus è pronto per il blocco, Ebot si trova contro Elliott, prova ad attaccarlo, palleggio, arresto, tiro, canestro. Beh, se ha anche questo nel suo diciamo repertorio, Ebot è un giocatore molto interessante, non è solo forza fisica, ma è, non è solo un proiettile lanciato a canestro, ma anche la tecnica per fare degli arresti, dei tiri di questo tipo. Santiangeli ha aperto Maggioli che stavolta cede il tiro a Miller, bene per Migliori che poi però sbaglia, bravo Maggioli, prima con rimbalzo d'attacco, poi senza far scendere il pallone, l'assist per Elliott. Sì, qua brava tutta Iesi perché la difesa di Forlì aveva forzato su un lato, costretto alla rotazione, non hanno avuto paura di fare extra passaggi, hanno tirato bene da libero e sono stati premiati poi con il rimbalzo al lato debole. Viene cancellato il massimo vantaggio forlivese di questa serata, ora Saccaggi trova il piede di Santiangeli, anche stavolta al di là dell'interpretazione di questo contatto, arriva in deciso ritardo il fischio arbitrale, questo un po' innervosisce la panchina di Iesi. Sì, Iesi si è rischierata a zona su questa penetrazione più che roll centrale, hanno messo un piede, eccolo qui, lo vediamo, ecco, questo è infrazione di piede senza nessun dubbio. Elliott stoppa Andreaus, contropiede per Iesi, Migliori ancora fino in fondo, sbaglia Elliott, tocca due volte ma alla fine il pallone è di Saccaggi, contro transizione Miller, aspetta Saccaggi, Becirovic vede il rimorchio di Zizic che però stavolta sbaglia l'appoggio al tabellone. Sì, però che passaggio delizioso, proprio delizioso di Becirovic, gliela data dentro in corsa, non facile ma molto bello. Ma Miller sembra mancare un po' di energia, spesso corto in arresto e tiro. Becirovic, Frassinetti, ancora Sani Becirovic che stavolta batte Santiangeli, va in angolo Andreaus, bravo Andreaus a tirare da tre punti dopo aver preso una stoppata da Elliott prima, colpevolmente era andato un po' morbido su quel taglio, qui invece ha avuto la freddezza, la lucidità e il carattere di diciamo rispondere all'errore precedente con una bella bomba da tre e costringere Iesi a chiamare il time out sotto di 16. A proposito di Iesi, abbiamo visto prima la scheda che descriveva quelle che erano state le difficoltà dell'avvio di stagione da parte dei padroni di casa. È giusto anche parlare dell'Aurora e parlare insomma dei tanti problemi fisici, alcuni attesi diciamo così, perché il problema di Mason Rocca era noto, il problema di Santiangeli come detto purtroppo era noto, erano due lungodegenti che inevitabilmente non avrebbero preso parte a questo avvio di stagione. Poi di problemi ovviamente ce ne sono stati altri, oggi per esempio manca Piccarelli. La squadra per la verità nelle prime tre uscite di questa stagione non ha esattamente demeritato, ha perso a Brescia di 8, ha perso in casa contro Biella di 6 e ci può stare, ha perso a Casale di 7, poi è arrivato diciamo il blackout di fronte al pubblico amico contro Casal Pusterlengo, una partita
che lo stesso Maurizio Lasi ha descritto come una ragione per chiedere scusa ai tifosi. Sì, diciamo che questa è la sconfitta che più brucia, anche per il modo in cui è arrivata, però è evidente che Iesi è una squadra sulla carta, perché quando costruisci e metti i tasselli del tuo mosaico e poi, sapendo però che alcuni non ci sono, finché questo mosaico non sarà completato e completato con salute da parte di tutti, cioè vedere in campo giocatori abili e arruolati per giocare. Santiangeli è qua, gioca, però mi dicono che abbia fatto una settimana di allenamento negli ultimi 4 mesi, insomma bisogna un po' avere poi la pazienza di aspettare la crescita di questo gruppo. Maggioli riceve da Miller, gli riconsegna il pallone, poi viene schiacciato a terra in direzione di Santiangeli, quasi sgambettato sul blocco, si alza da tre e brucia la sirena dei 24. Una boccata d'ossigeno per Iesi, massaccaggia già dall'altra parte e guadagna 2 liberi. Bellissimo questo canestro di Santiangeli, che a maggior ragione fa vedere di quanto importante potrebbe essere per questo gruppo. E il fatto che sia andato poi alto su a stoppare, anche se ha commesso il fallo, vuol dire che dal punto di vista fisico, almeno dal punto di vista della paura di farsi male, è recuperato. Adesso c'è solo la necessità di aspettare il suo recupero come condizione generale di atleta e di giocatore al 100%. Torna in lunetta Saccaggi, che stavolta al primo lo sbaglia. Abbiamo superato la metà del secondo periodo, la partita per il momento rimane saldamente nelle mani della Fulgor. Secondo bersaglio per Saccaggi, 14 di margine. Migliori esce, alto basso per Maggioli che si gira, tira e sbaglia. Maggioli si è preso tante responsabilità, oggi la mano non è quella dei giorni migliori. Beh, però ha davanti un bel osso, perché Zizic comunque, come vedi, lo costringe sempre a fare dei tiri dove il suo equilibrio del corpo non è perfetto. La replica di Becirovic invece è per la retina, e allora Iesi sprofonda meno 16. Maggioli contro Zizic, stavolta si gira verso la linea di fondo, aveva cercato quasi sempre il centro area, stavolta saggiamente ha cercato un'altra via. Molto bravo, ha usato il veto, tecnica lo sappiamo, Michele non manca di sicuro. Carraretto per Saccaggi, il blocco di Zizic sul quale sostanzialmente rimane Miller, Frassinetti sbaglia la tripla, deviazioni che riportano il pallone nelle mani di Becirovic. L'assist lo costruisce Iesi, il canestro è ancora di Sunny Boy. Guarda com'è il basket, Migliore aveva fatto uno zompo e un tuffo per recuperare disperatamente quella palla e di fatto l'ha messa in mano a Becirovic completamente libero. Di Becirovic anche la deviazione nell'altra metà campo. Direi che è chiaro che è ancora presto nella partita e bisogna anche considerare i tanti problemi che si sono abbattuti su Iesi in questo avvio di stagione, però probabilmente Forlì sta vedendo la squadra che aveva sognato più o meno in estate, stoppata e recupero di Frassinetti. Sì, qua Migliore è andato a cercare un po' delle grane, diciamo la verità, perché è andato dentro l'area contro i lunghi di Forlì. Becirovic in angolo, Frassinetti schiaccia per Zizic. Come molto bravi, molto pazienti soprattutto, hai visto Frassinetti poteva tirare, aspettato il taglio di Zizic, fatto un bel passaggio battuto per terra. Ancora Migliori un po' contro tutti, la garra dell'argentino che non vuole saperne di guardare il tabellone e di vedere la squadra sotto di 19, però obiettivamente in questo avvio è stato un abisso tra le squadre. Sì, certo che Migliori è costretto a fare anche un pochino il boia l'impiccato, perché si viene chiesto di fare qualcosa in più, è evidente, con un roster così rimaneggiato è costretto a fare delle penetrazioni, a cercare anche cose che non sono del suo gioco, avrebbe bisogno di poter tirare in tranquillità, non di essere lui a creare ma di sfruttare le creazioni dei vantaggi degli altri, però avendo Santiangeli in queste condizioni sono un po' difficili. 18 di margine per Forlì, Frassinetti ancora contro la zona ospite, Becirovic da 3
non ha sbagliato praticamente niente. Girando la palla così contro la zona 3-2, al secondo giro di palla è costretto a uscire Maggioli e quindi deve andare molto lontano dal canestro, e per i tiratori è sicuramente una buona situazione. Maggioli di nuovo contro Zizic, tira cadendo indietro e sbaglia, tocca Becirovic, controlla Zizic, riparte Furlì che è avanti di 21 e che ha già segnato 48 punti in meno di 18 minuti. Può riaprire il palleggio Becirovic che chiude il gioco a due con Zizic, stavolta il pallone finisce altissimo, contropiede per Migliori che si guarda intorno, sceglie Santiangeli. Non entra niente Iesi. No, però era un buon tiro in transizione, onestamente era aperto, Santiangeli se lo doveva prendere. Saccaggi. Ora è lui il playmaker, Becirovic aspetta in angolo, Carraretto sbaglia, rimbalzo per Migliori. Sono iniziati gli ultimi due minuti della prima metà di gara, lob di Miller per Elliott, fallo di Carraretto. Bravo qua Elliott a prendere subito posizione dentro l'area in una situazione di transizione, sfruttando il vantaggio di statura nei confronti di Carraretto, che è duro ed esperto, però è sicuramente più piccolo di lui. Con l'area libera Miller gliela caccia alta, a quel punto lì Carraretto si può difendere solo con un fallo. L'ex Corato sbaglia il primo. 27 anni, saranno 28 prossimo 3 novembre, segna il secondo, comunque sono ancora 20 punti da recuperare per Iesi. Saccaggi, di fronte a lui Santiangeli, l'uscita di Frassinetti che viene raggiunto grazie a Zizic. Becirovic spalla canestro contro Miller, gli vede le mani troppo avanti. Ci si butta contro, fischio. Questi sono 20 anni di pallacanestro, veramente un altro livello di esperienza, di furbizia, di scaltrezza. Lo ha fatto per anni al top del livello di gioco europeo. Appena vede il difensore fuori equilibrio che può lucrare due tiri liberi, e mi sorprendo tantissimo che ne abbia sbagliato uno, perché credo che Sani in 20 anni abbia viaggiato sempre al 93, 94, 92%, vado a memoria. In questa stagione siamo 3 su 6 dopo questo libero. Beh, allora vuol dire che l'aria di Forlì non gli fa bene, perché ovunque sia andato era una costante il fatto che mandare in lunetta Becirovic per due tiri liberi volesse dire un suicidio. Miller rinuncia al tiro, cede a Elliott che lo sbaglia. Ancora una volta non c'è grande copertura a rimbalzo offensivo da parte di Iesi. Becirovic, arresto, tiro, errore, Maggioli. Ora con calma Santiangeli. Elliott pronto per il blocco. Andreaus di fronte a Santiangeli. In angolo Migliori che non ha spazio. Prova ad attaccare Saccaggi. C'è una deviazione, non c'è il fischio arbitrale, parte il contropiede di Forlì, Saccaggi sceglie Zizic, potenziale gioco da tre punti. Bellissimo canestro, perché per un lungo ricevere il passaggio così in corsa e chiudere con la mano sinistra usando il vetro, ecco qua, 1-2, molto bello il passaggio di Saccaggi, il timing del passaggio di Saccaggi è ottimo, però Zizic ha fatto sicuramente un gesto tecnico molto difficile per un lungo lanciato in contropiede a trovare la coordinazione per mettersi bene a posto, finire con un tocco così dolce contro il vetro. È la seconda volta che Zizic riceve dei palloni in contropiede che per i lunghi sono sinonimo più o meno di infrazione di passi o sfondamento, e ce li ha gestiti meravigliosamente entrambi. Beh, qua ci ha tirato fuori un'azione da tre punti, quindi meglio di così non poteva andare. 24 addirittura i punti di distanza adesso, e l'errore di Miller non aiuta la rimonta di Iesi. Saccaggi, palleggio, arresto, tiro, errore. Miller va a rimbalzo, strappa il pallone, si lancia verso la metà campo avversaria, fallo della difesa di Saccaggi in particolare, liberi. Peccato, perché Saccaggi aveva fatto una cosa molto intelligente, si era fermato, aveva tirato da un metro più lontano però con un metro di vantaggio, era una scelta astuta, però poi il tiro da quelle distanze lì sembra facile, ma è il tiro veramente più carogna che ci sia, perché non è un tiro da lontano, non è un tiro da sotto, è quella mezza distanza che è sempre molto difficile terminare bene il movimento, e gli è uscito dal ferro. Miller in lunetta,
il primo lo segna, ne avrà un altro alla disposizione, poi rimangono poco meno di 29 secondi prima dell'intervallo lungo. 2 su 2 di Miller, cambio, torna Santiangeli proprio al posto di Ian Miller, che allunga così il riposo. Becirovic si fa consegnare il pallone, Forlì proverà presumibilmente a prendere l'ultimo tiro di questo quarto. Becirovic è chiuso, torna indietro Zizic e gli riconsegna il pallone, attacca la linea di fondo, Frassinetti riceve, chiama a palla Saccaggi che poi la riceve da Becirovic in angolo, Frassinetti, pazzesco, ancora una volta Forlì è riuscito a costruire un ottimo tiro e anche nei tempi che si augurava. Infatti l'ultimo tentativo di Santiangeli non può avere fortuna. 54 punti in 20 minuti, 24 di vantaggio. Splendida Fulgor Libertas. Sì, bel primo tempo di Forlì, anche questo ultimo tiro che era stato un po' pasticciato, che avevano usato un po' troppo il palleggio, sembrava non riuscissero a trovare più linee di passaggio, alla fine ha trovato Frassinetti che dopo aver sbagliato due tiri belli aperti coi piedi per terra ha segnato quello più difficile. E a questo punto obiettivamente il riposo non sarà gradevole per un'Aurora che ha confermato un po' tutti i problemi che l'avevano portata fino a qua. Probabilmente la variabile è rappresentata da quello che sta facendo Forlì sul parquet. Beh, Forlì sta facendo la sua bella partita e Iesi fa fatica a trovare continuità, a trovare punti di riferimento, avrebbe bisogno di qualche alternativa in più e poi quando va sotto tutti per eccesso di foga, di voglia di mettersi a sistemare questa situazione, si vede che è un gruppo che soffre, perché se poi non può allenarsi bene insieme sono le cose che poi dopo maturano nel tempo quando queste situazioni di infortunio si prolungano durante la stagione, tutti i ragazzi cercano di metterci una pezza individualmente, questo ti manda ancora di più nel buco in una situazione, in un momento difficile. Poi nella settimana in cui Santiangeli torna ad allenarsi a pieno regime si ferma Piccarelli, inizia la partita qui a Forlì e si fa quasi subito male Borsato. Obiettivamente Iesi fortunatissima non lo è stata in questo avvio della stagione, continua a non esserlo. Quello che è certo è che ora è sotto di 24 all'intervallo, pensare di rimontare obiettivamente oggi in questo momento è molto difficile, soprattutto visto quello che abbiamo visto, scusate la ripetizione, da parte di Forlì. Adesso noi ci prendiamo una pausa, come sempre torneremo poco prima dell'inizio della ripresa per analizzare un po' tutto quello che è successo e magari parlare anche dei risultati che arrivano dagli altri campi. Adesso sugli highlights di Becirovic e soci noi ci fermiamo un attimo, ma come detto torniamo prestissimo.
Alberto! Alberto! Appassionati di basket, bentornati al Pala Credito di Romagna o Pala Fiera di Forlì. 54-30 il punteggio all'intervallo, con Forlì che tira col 58% su azione, 25% invece per Iesi, che si è attardata, diciamo così, durante l'intervallo per cercare di analizzare probabilmente quelli che sono stati i problemi di questa prima metà di gara. Bečirović, Zizic, 28 punti in due, ovvero quasi gli stessi messi insieme dall'intera squadra di Lasi. L'impressione è che almeno stasera non ci sia partita. Beh, sai, le statistiche sono impietose, però rispecchiano l'andamento della partita. 24 punti di vantaggio, e Forlì domina tutte le voci, gli assist, i rimbalzi, le percentuali da due, percentuali da tre, persino in percentuale di tiri liberi, per cui per Iesi è un grande, senso che Iesi non possa essere una squadra giudicabile in questo momento della stagione, con tutti i problemi fisici che ha avuto fino adesso. È una squadra che non è in salute, che non sta bene, non ha forza fisica, e da quel punto di vista lì poi dopo viene anche dal punto di vista psicologico un calo di tensione e un calo di così, di partecipazione, di condivisione, perché i squadristi si rendono conto che non riescono a fare le cose che vorrebbero, e siamo già alla quinta giornata, la squadra è troppo. Per l'inizio della ripresa, Ebot per la rimessa, Santiangeli nel quintetto di Iesi. Dagli altri campi, 37 pari a Trieste fra i padroni di casa e Verona, 14 a Barcellona, mentre Ferentino è sotto di segue, ma di misura, 32-34 all'intervallo. Biella sta soffrendo e non poco a Brescia, 45-37 Torino avanti di 7 a Casal Pusterlengo, e infine equilibrio tra Agrigento e Napoli, più uno per i padroni di casa. L'appoggio al tabellone da parte di Elliott, piccola sveglia. Sì, buon lavoro di Elliott. Qua Iesi ricomincia il secondo tempo schierandosi a zona, una zona con i due uomini in punta molto adeguata davanti, che poi ruota in una classica 3-2. Bečirović in angolo, Frassinetti non riesce a controllare in un primo momento il pallone, allora deve ripartire, tira cadendo indietro e sbaglia, ma Gioia rimbalzo. Sì, Bečirović aveva fatto una bella penetrazione, Frassinetti era libero, però non è riuscito a controllare bene la palla e quindi poi è stato costretto a usare il palleggio e andare a infilarsi in una situazione difficile. Pick and roll, migliori Maggioli che rischia il fallo in attacco, poi sbaglia anche dopo il rimbalzo offensivo. Il pubblico lo seppellisce di fischi. Bečirović, palleggio, arresto, tiro, canestro. Beh, Bečirović, ragazzi, lasciatemelo dire, se è a posto fisicamente, si può allenare bene, è un giocatore di questo livello, come tecnica e conoscenza della pallacanestro non ce n'è proprio. È all'ottava squadra italiana della propria carriera, qui ruba il pallone a
Santiangeli, premia la fuga di Ebot, la finta su Miller, l'appoggio al tabellone. Ebot invece, se Becirovic è un manuale di tecnica, Ebot è veramente della dinamite compressa. Quando parte a canestro e può usare tutta la sua forza, arriva fino al ferro. Qua anticipa forte Miller, che molto saggiamente lo colpisce con un taglio dietro la schiena e lui si difende con un fallo. A proposito dei problemi di Iesi, in panchina Borsato, che si è fatto quasi subito male alla caviglia e sicuramente non sarà più della partita. Problema ulteriore per una squadra che obiettivamente i problemi ne ha avuti anche troppi. Miller alza il lob per Maggioli, che stavolta ha lo spazio per chiudere. Sai, questa è una squadra anche che ha fatto una scelta sugli americani pensando a un organico completo con delle caratteristiche di un certo tipo. In questo momento qui avevo bisogno di due giocatori con più esperienza, più personalità, che si prendessero la squadra sulle spalle. Invece sono ragazzi giovani che erano perfetti e sono perfetti nel contesto pensato, che è un contesto che oggi non c'è. No look di Becirovic, che schiaccia a terra due punti da scrivere a Frassinetti. Quello che è sicuro, mentre rivediamo la palla di Becirovic, è che non ci si annoierà. Ah no, Becirovic si sta anche divertendo tanto, lo vedi da come gioca, dalla scioltezza, dall'entusiasmo che mette nelle giocate. È il capo di questo gruppo. Io credo davvero che quando Michele Antonutti sarà un giocatore effettivo per Forlì, questa è una squadra che andiamo a vedere nelle zone alte della classifica. Poco importa questo inizio che era dovuto a questo assemblamento del roster, però quando il roster sarà completo, con Antonutti che può giocare nel 4, Frassinetti che può fare il giocatore tattico che arriva dalla panchina, Saccaggi che cambia il playmaker, la possibilità di giocare con quattro piccoli così come con due lunghi di ruolo, beh, Forlì e sarà cliente veramente difficile per tutti. È una squadra pronosticabile per esperienza, per qualità, per talento, ben allenata, pronosticabile fra le protagoniste della post season. Staremo a vedere. Naturalmente l'inizio di questa stagione non è stato assolutamente confortante o in linea. Prima di questa sera c'erano più dubbi che certezze legate alla squadra di Finelli, che però obiettivamente di fronte a Iesi sembra essersi ritrovata. Lo abbiamo detto già in apertura, bisogna capire dove finiscano. Intanto altro antisportivo, stavolta il fischio privilegia Miller. Cioè, situazioni come queste è sempre difficile tra i meriti di Forlì e i demeriti barra problemi di Iesi. No, ma indipendentemente da questa partita, dal suo svolgimento, che lo sponsor di Iesi in questo momento è la Croce Rossa Italiana, lo si capisce, difficoltà fisiche prima di tutto il resto, ha bisogno di salute, ha bisogno di star bene e di allenarsi tutti insieme. Però il roster, estendo Forlì, quando sarà completo, quando sarà tutto bello, limpido, chiaro, tranquillo e sereno dal punto di vista societario, questo è un roster che veramente fa invidia a quasi tutte le franchigie di questa Torino. Hanno questa esperienza e questa qualità da mettere in campo. Becirovic palleggia verso la metà campo avversario, mentre come all'intervallo Forlì. Frassinetti sul blocco di Cararetto che si apre, il pallone va da Zizic in angolo, Ebot che finta, poi va sulla linea di fondo, scende rimbalzo, schiaccia a terra Cararetto. Questo Ebot qui mi piace, ragazzi, c'ha un'energia addosso, ha fatto un errore da sotto, si è ripreso il rimbalzo da solo, l'ha passata fuori. Veramente dal punto di vista fisico un giocatore illegale. Iliot qua molto bravo, molto pulito, punisce l'adeguamento di Ftalto. Frassinetti, eccolo di nuovo Ebot contro la zona avversaria, finta di Becirovic sul recupero di Santiangeli. Per chi ama la pallacanestro, tutti in piedi adesso per applaudire Becirovic che va a prendersi un riposo in panchina. Beh, è l'esordio fra l'altro casalingo di Becirovic. Ebot fino in fondo, un carro armato contro la difesa avversaria. E tu pensa quando Antonutti aprirà il campo nella posizione di 4 col suo tiro da 3 punti, questa squadra diventa veramente un osso duro
da incontrare. Migliori, un cross nelle mani di Carraretto, non vede neppure il ferro. Chiaro che anche a livello psicologico non deve essere facilissimo adesso per Iesi. Saccaggi. Aspetta il blocco di Zizic, che ha indirizzato questa partita, poi quasi non si è più visto. Qui crea lo spazio per la conclusione a bersaglio di Saccaggi, più 30. Beh, Saccaggi quest'anno c'aveva un bel master da fare, perché a imparare a giocare il pick and roll da Becirovic, ogni giorno, ogni allenamento sarà come fare una lezione universitaria. Maggioli in lunetta con due liberi. E almeno la possibilità di cancellare quel tremendo meno 30. Obiettivamente Iesi di attenuanti ne ha per quanto riguarda l'imminente 0-5 in classifica. Purtroppo dovrà cercare di ritrovare il più velocemente possibile ora anche la calma. Saccaggi. L'uscita di Frassinetti che raggiunge la punta anticipata da Elliott. E allora Bruttini spalle a Canessa contro Benvenuti. Non c'è aiuto, ma Benvenuti tiene. Migliori recupera il pallone. Procacci a Elliott vicino e alla fine lo raggiunge il duello con Carraretto, che gli mangia il pallone e lo mette a disposizione di Saccaggi. Frassinetti. Lo scarico per la tripla di Marco Carraretto col fallo. Beh, Carraretto, questa è la sua specialità, proprio tirare sugli scarichi, la pazienza di aspettare il suo momento, di giocare 7-8 minuti di partita senza fare un tiro e poi trovarsi libero nel momento giusto per tirare coi piedi per terra. Ha vinto scudetti, ha giocato Final Four di Eurolega. Giocando in questa maniera da grandissimo specialista, è sempre stato un giocatore chiave di Siena. Sono cose che non si perdono dalla sera alla mattina. 7 scudetti in carriera, 7 scudetti a Siena, 8 in carriera, quello della Benetton Treviso, nella quale è cresciuto la stagione 96-97. L'anno scorso a Verona. Stanno confermato la scelta di rimanere in A2. Questo progetto, che obiettivamente doveva essere e deve essere molto ambizioso, è chiaro che quando parti con 4 sconfitte consecutive qualche dubbio viene, però oggi molti di quei dubbi sono stati spazzati via, almeno per una serata. Procacci lungo con la conclusione, Frassinetti a rimbalzo, corre Saccaggi quasi sgambettato da Bruttini, riesce a tenere l'equilibrio, poi mette un tallone sulla linea laterale. Palla persa. Però Saccaggi mi piace, c'è un bel atteggiamento, un bel corpo da giocatore tosto, mi piace, è un giocatore molto interessante, fa il playmaker, però sa attaccare situazioni di pick and roll, sa far canestro, mi piace molto. Lorenzo, perché bisogna specificarlo, certo, visto che c'è un fratello che gioca ad Agrigento, Andrea. Tra l'altro nella sfida contro il fratello la miglior prestazione dal punto di vista realizzativo, 17 punti proprio su questo parquet, che peraltro non furono sufficienti a Forlì per sbloccarsi dallo zero in classifica. Procacci in lunetta, beh, quello zero, coach, anche se manca un quarto abbondante, direi che ormai è storia. Sarà interessante vedere, a proposito di calendario, nelle prossime uscite quale Forlì vedremo, perché all'orizzonte ci sono la trasferta di Torino, la sfida interna con Biella e poi la trasferta di Trapani, un trittico niente male. Beh sì, certo, però con pazienza, trovando l'assetto definitivo, questa è una squadra che sarà protagonista di questa Lega, senza ombra di dubbio. Tap out di Andreaus per Ebbot. È iniziato l'ultimo minuto del terzo periodo. Senza Becirovic e Zizic, comunque Forlì rimane aggressiva ed efficace. Tripla di Frassinetti. E adesso sono 23 i punti di margine. Frassinetti
E più tira difficile e più gli vanno dentro, perché anche qua era fuori equilibrio. Poi i lunghi di Iesi mettono la palla per terra in mezzo all'area, una squadra veramente in grandissima, grandissima difficoltà in questo momento. E che ha avuto, se vogliamo, la sfortuna di scegliere la serata sbagliata, quando di fronte aveva una squadra che certo, dopo essere arrivata qui con 4 sconfitte sul groppone, non si ferma. Ma sono 4 sconfitte farlocche, permettimi di dirlo, nel senso che sono originate da problemi di assetto, di assemblaggio societario, di sicurezze, di sistemare il roster. Adesso poi, quando la squadra sarà fatta e finita e compiuta, questo è un roster da prime 4 posizioni, e si sapeva che Forlì questa stagione voleva fare le cose in grande, e le farà sicuramente in grande. Non è riuscito a farlo dalla prima giornata, ma questo conta poco. Invece i problemi di Iesi sono diversi, sono di salute fisica. Questa è una squadra che ha bisogno veramente di trovare un equilibrio fisico per poter esprimere la sua pallacanestro. Lo scarico di Saccaggi per la tripla di Andreaus, fallo di Santiangeli, tre liberi. Tutto viene difficile in questi momenti per Iesi, perché non c'è un filo conduttore in questo momento difficile. Giocatori che devono giocare anche fuori ruolo, minutaggi non previsti, è tutto complicato. Bisogna avere veramente i nervi saldi e sperare nel recupero, però non basta rimettere il giocatore in campo, lo devi rimettere anche nelle condizioni di esprimersi fisicamente nel modo giusto. È quello il caso ad esempio di Santiangeli, certo, che ha recuperato, certo, a una velocità pazzesca. Se c'è una cosa positiva da questa partita è che questo ragazzo ha rimesso il piede in campo, ha ripreso un po' confidenza con la gara, ma insomma 4 mesi fermi non si cancellano mica in una settimana di allenamenti. Anzi, lui deve ora iniziare la preparazione. Esatto, esatto. Miller, l'ultimo tiro del quarto, non si avvicina neanche al ferro. 80 Forlì, 46 Iesi, partita in ghiaccio a dir poco. Quello che ci rimane sul cronometro della sfida a questo punto servirà solo per aggiornare il risultato finale e magari andare a ispezionare il fondo delle rispettive panchine, sperando magari che Becirovic torni in campo a regalarci perle del genere. Beh, certo, speriamo, perché lo spettacolo comunque va onorato, anche se la partita per Iesi ormai è compromessa. Io sono curioso di vedere un po' questi due americani di Iesi, che non conosco benissimo. Devo dire che Abbott, dall'altra parte, anche lui è la prima volta che lo vedo dal vivo, un giocatore molto interessante, e mi piace l'atteggiamento di questo ragazzo. Mi sembra molto umile, ha capito subito in che contesto è arrivato, si è messo al servizio di giocatori di esperienza come Becirovic, come Zizic, e si vede che riconosce le gerarchie e sta portando tanta quantità a questa squadra, perché fa tante cose, attacca in contropiede, è presente al rimbalzo, è un buon difensore, mette tutta la sua energia al servizio del gioco della squadra. Mi sembra veramente un acquisto azzeccato. Abbiamo parlato di Iesi, di quelli che sono stati i suoi problemi, allora potremmo anche dare uno sguardo, insomma, a quella che è la struttura di una squadra che obiettivamente in questo avvio di stagione ha trovato in Ian Miller, per certi versi, un punto da cui partire. Bello è stato sicuramente nelle prime 2 giornate, miglior realizzatore del campionato, 38 punti di media, un esordio da sogno, percentuali fantastiche da 3. Nelle ultime 2, e possiamo praticamente aggiungere anche questa, invece le cose sono cambiate. E poi attacco, 69 punti di media segnati, 18 palle perse, il peggiore, 6 recuperate, il penultimo della Lega. Abbiamo parlato a lungo dei problemi di infortuni. È chiaro che oggi, secondo me, sia i problemi fisici della squadra, e l'infortunio di Borsato non ha aiutato, sia i problemi obiettivamente tecnico-tattici della stessa sono venuti a galla in maniera evidente. Sai, per quanto riguarda Miller, non dobbiamo mai dimenticare che è un rookie, quindi è un giocatore nuovo, giovanissimo, alla prima esperienza, e arrivare qui e trovarsi in una squadra
con queste problematiche sicuramente non lo aiuta, perché non è il vecchio Marpione che le ha viste tutte e può essere condizionato nella sua crescita. È arrivato qui, non lo conosceva nessuno, ha fatto due partite splendide, adesso è anche abbastanza fisiologico che abbia una mini crisi di rigetto. Prima qui fa fallo in attacco contro Abbott, che gli prende bene la posizione difensiva, si mette sulla linea di penetrazione e poi ha quei 10 kg di muscoli soprattutto sul petto, di pettorali in più di lui, per non spostarsi neanche di un millimetro e costringerlo ad usare il braccio per liberarsi, e quindi liberarsi in maniera non corretta. 15 punti nella partita di Ian Miller, con 6 falli subiti, 4 commessi, 4 su 14 il bilancio al tiro, 2 su 7 dalla lunga distanza. Ripeto, è una serata che assomiglia alle precedenti due, ovvero quelle in cui piano piano le squadre hanno iniziato a conoscere Miller, e Miller ha avuto un leggero o qualcosa di più calo. Recupero di Carraretto, Sacchetti a condurre la transizione, Abbott. Anche la tripla era troppo. Sì, anche la tripla era troppo, però è un giocatore che sa farlo, secondo me. Saccaggi, duello con Marsili, quel cambio su Benvenuti, Andreaus oltre la sirena, non vale il canestro. Qua Saccaggi ha fatto un paio di palleggi di troppo, ha fatto perdere un po' il timing, quando poi la palla è arrivata nelle mani di Andreaus era troppo tardi. Ha fatto canestro anche il ragazzo, però con almeno un secondo di ritardo rispetto alla sirena dei 24. Procacci, Andreaus aiuta, prova a recuperare Marsili da Miller, che ora spara tutto quello che vede, senza grande fortuna peraltro. Quando cerca l'assist le cose non migliorano. Contropiede per Forlì, ma Saccaggi preferisce aspettare. Abrutini sul lato, prova a giocare a due, non c'è spazio, allora si torna verso l'esterno. Abbott consegnato, palleggio, arresto, tiro, canestro. Vedi che è un giocatore che sa fare anche queste cose, non è solamente forza fisica, un giocatore che ha tante qualità. Secondo me è una bella presa questa di Lino Frattin e compagnia. Santiangeli, crossover per seminare Andreaus, lo scarico per Ian Miller, che ovviamente quando può ricevere un pallone del genere è attaccante molto più pericoloso. Ma vedi cosa vuol dire avere Santiangeli e non avercelo, soprattutto avercelo in condizioni di attaccare e di fare il suo gioco, cosa che in questo momento può fare solamente a sprazzi in una partita. Due tocchi di Marsili procurano il recupero a Iesi, Miller fino in fondo, si appoggia al tabellone, due canestre in fila per il miglior realizzatore del campionato. Stavolta il time out lo chiede Alex Finelli. Beh, giustamente, Finelli non vuol sapere niente, anche se era avanti di 30, ha visto la sua squadra perdere un po' il filo del discorso, due palle recuperate, due bei contropiedi, e ha detto ciao che fermiamo qua il gioco un attimino, pensiamoci su un attimo, rilucidiamo quelli che sono i nostri piani partita e rimettiamoci a giocare come abbiamo fatto nei precedenti 32 minuti di gara. Risultati dagli altri campi: Verona ha messo la freccia a Trieste in apertura di quarto periodo, è avanti di 12, 5 punti di vantaggio per Barcellona su Casale, mentre sono 11 quelli di Mantova in casa contro Ferentino. Trapani avanti di 3 in chiusura di terzo periodo sul parquet di Veroli, mentre sono 15 punti di vantaggio adesso di Brescia su Biella. Torino più 8 al 21esimo però a Casal Pusterlengo, e poi Agrigento che sotto di 5 contro Napoli verso la fine del terzo periodo. Tutte partite molto combattute, e mi sembra che tutto tranne questa, verrebbe tranne detto. Questa purtroppo, che ci sarebbe piaciuto commentare un bel 3 tempi supplementari anche a noi, come è successo ieri fra Reggio Emilia e Varese. Abbott arriva sul lato Bruttini, Elliot lo anticipa, poi Carraretto, altra deviazione di Marsili, contropiede, Procacci, linea di fondo, non ha ricevitori
e alla fine subisce la spinta di Bruttini, però anche questo contropiede Iesi non l'aveva gestito benissimo. No, perché Miller aveva aperto la palla sul lato mettendo, ecco, un po' in difficoltà Procacci, che però un po' le grane se le ha cercate anche lui, perché ha cercato una penetrazione, poi quando la via era chiusa ha continuato sulla linea di fondo. Qua Miller esce dai blocchi e fa canestro, è sicuramente un giocatore che deve migliorare nelle letture, cioè diventare più uno che due, perché da due mi sembra che abbia già delle buone soluzioni. Sono tornati Becirovic e Zizic e si vede fallo di Marsili e rimessa in zona d'attacco per Forlì. Arriva Carraretto sulla linea di fondo per eseguirla. Becirovic vuole ricevere vicino a canestro, fallo di Procacci. Becirovic gli ha tagliato davanti al naso proprio, Procacci non è in ritardo perché ha girato la testa a guardare la palla e in quel momento lì ha perso, ecco, lo vedi proprio, ha perso il contatto con Becirovic, che da vecchio marpione del gioco senza palla ne ha approfittato immediatamente. Qua invece Carraretto sbaglia il tempo del passaggio e la palla torna a Iesi. Qualche applauso da parte delle tribune del Palacredito di Romagna per incoraggiare una squadra che obiettivamente oggi a questo pubblico ha dato discrete soddisfazioni, oltre che anche un ottimo spettacolo. Esagera Migliori, una mano dal palleggio per la prima fila. Sì, ha fatto un passaggio in tribuna perché ha visto il compagno prendere un vantaggio su quel cambio difensivo sul pick and roll, però gli è uscita la palla male dalle mani e il passaggio è stato troppo alto. Ancora Becirovic da Zizic, che sbaglia l'appoggio al tabellone. Migliori, ultimi 6 minuti in arrivo. Procacci contro Becirovic, prova a batterlo in velocità, lo scarico per la tripla di Migliori, errore. Bell'attacco qua di Procacci che ha attaccato Becirovic e poi aveva fatto uscire un bel passaggio, magico pallone di Becirovic per Rebot che tagliava dietro la schiena sulla linea di fondo. Ripeto, questa è la palla più bella di tutta la partita. Per perché i tifosi di Forlì la domenica sarà divertente venire a vedere giocare questa squadra. Questa è stata straordinaria per tempismo, perché ha provato a dare un assist dove un assist non si poteva dare. Cioè ha letto un backdoor, per quella palla c'erano 2 mm da una parte e 2 mm dall'altra, basta, quello era lo spazio per farla passare. Ma Becirovic era play guardia titolare delle squadre come il Panathinaikos che facevano le finali di Eurolega o che la vincevano, che come la vincevano 2007. Certo, l'Eurolega, e che era il capogiocatore, era veramente una opzione offensiva fra le prime, per cui potete immaginare il livello tecnico di questo giocatore, la conoscenza del gioco di questo giocatore. E qui decide di tornare verso l'esterno, assist per Ebot, tripla dall'angolo e siamo al più 30 di nuovo. Vabbè, se Ebot poi fa anche canestro con questa continuità, è veramente un giocatore molto molto interessante. Maggioli vorrebbe dare il pallone a Miller, che anche stavolta viene toccato obiettivamente, ecco, ora prende un tecnico, però è un tecnico che mi permetto di definire comprensibile. Sì, sarei curioso di vedere il contatto, quanto è stato provocato da Miller, che allunga un po' la gamba destra per andare a cercare il contatto, in effetti è probabilmente stata quella la lettura arbitrale. Sì, però io credo che dietro ci sia la frustrazione di questa partita, di un ragazzo che e vuole fare meglio. Tra l'altro dovrebbe essere il quinto di Miller. Esatto, il quinto fallo di Miller che lascia la partita e quindi lascia in ulteriori difficoltà la sua squadra, che ha bisogno di lui. È evidente che il ragazzo è frustrato da questo non riuscire a trovare un equilibrio. Si vede che questo è un gruppo di ragazzi che soffre, che fa fatica in questo momento così difficile e complicato. Tanto c'è stato un piccolo momento di imbarazzo perché stavano per dare 2 liberi a Becirovic, in realtà da quest'anno il tecnico dà diritto a un solo libero. Esatto. È arrivato il fischio dell'arbitro lontano come per dire no, basta uno. Esatto, esatto. Oltre ovviamente al possesso successivo che peraltro Forlì aveva già, tanto cerca l'anticipo Marsili,
fischio arbitrale e gioco nuovamente fermo. Vedi, Becirovic è grande anche in queste cose, perché ha bisogno di inserire nel gioco Bruttini, ha bisogno di coinvolgerlo, di farlo sentire importante, perché sa quanto sarà importante avere un cambio nel proseguo della stagione per Zizic, che dia affidabilità, e Bruttini può essere questo giocatore, quindi sta sfruttando tutte le situazioni che può per dargli la palla dentro, per coinvolgerlo, per mandarlo in lunetta, e anche questo è sapienza, è conoscenza del gioco, e capire quali sono le dinamiche del gruppo e di cosa ha bisogno la squadra in quel momento. Tra l'altro con Bruttini ha in comune i trascorsi alla Fortitudo, tanto Marsili si iscrive al referto dopo aver fatto tante buone cose in difesa, si fa vedere anche nell'altra metà campo, Ebot, Bruttini, Frassinetti, Becirovic, si gira, tira, segna. Che partita! Post basso è veramente un califo, porta spassi tutti, e Procacci poi è tanto più piccolo di lui, per cui non gli è difficile far sentire tutta la differenza. Blocco di Maggioli per il ricciolo di Migliori, che prende, spara e sbaglia. Becirovic vuole anticipare anche Zizic, a rimbalzo. Sì, sta facendo tutto. Qui prende il blocco di Bruttini, prova a chiudere il gioco a due, c'è la deviazione di Procacci, recupero di Migliori e la fuga di Elliott, che appoggia il tabellone. Si torna da Becirovic, qui andiamo a rivedere l'appoggio di Elliott. Zizic aperto, prende, spara, segna. Io penso che Zizic quest'anno con Becirovic si diverte parecchio, perché tutte le volte che il suo compagno giocherà un pick and roll, una penetrazione, se lui si sa spaziare bene e ci sarà sempre il lungo che deve andare ad aiutare, avrà un sacco di spazi per fare punti e tiri in solitudine. Becirovic che qui chiama in causa Frassinetti, no look per Zizic. I giocatori come Becirovic, fra l'altro, sono per definizione coinvolgenti e convincono anche i compagni a giocare quel tipo di pallacanestro. Ma vedi la sapienza, anche qua avrebbe potuto rischiare un passaggio lungo il centro del campo per Zizic in corsa, e invece questo è capire, conoscere il gioco, è passare la palla sul lato, perché con due passaggi Zizic arriva molto meglio e non lo mette in difficoltà. Adesso esce a tre minuti dalla fine per prendersi la prima, e sicuramente non sarà l'ultima standing ovation di questa stagione. È già diventato il beniamino di Forlì, perché la gente che conosce la pallacanestro capisce la pallacanestro, e a Forlì il pallacanestro se n'è vista tanta e si sono visti tanti giocatori importanti e di classe, lo sanno riconoscere subito il campione. Becirovic ora sì può riposarsi, partita peraltro chiusa già da diversi minuti, sgambetto ai danni di Ebot. Questo è il rigore però, ed era dentro l'area. Credo che si dovrà accontentare di due liberi. Andiamo intanto a rivedere. Quando esce Becirovic, Ebot si scatena e dice dai, fammi correre un pochino, che adesso mi diverto, che adesso mi diverto io, e attacca il ferro. Onestamente c'ha una forza addosso che soprattutto per una Iesi così malmessa dal punto di vista fisico diventa un cliente inarrestabile. Nonostante lo 0-4 che sta per diventare 1-4, il pubblico di Forlì un attimo fa cantava torneremo in Serie A, perché poi alla fine qui ci contano. Ma certo, ma ci contano e fanno bene a contarci, perché questa è una squadra, ripeto, già così molto competitiva. Poi quando entrerà Antonutti è un giocatore che darà una qualità superiore nel ruolo del 4 e grande pericolosità ulteriore sul perimetro, diventa la squadra che dice la sua fino in fondo. Maggioli sbaglia di nuovo, c'è rimbalzo Migliori che mette a sedere Saccaggi, poi sbaglia, rimbalzo stavolta di Zizic, Frassinetti vede arrivare il blocco di Bruttini ma preferisce andare con calma, tanto a un minuto dalla fine equilibrio fra Chieti e Treviso, parliamo di Silver e di una squadra al momento imbattuta. Saccaggi sfidato al tiro sbaglia, buon tiro però, bello pulito, aperto, il difensore si è schiacciato dentro l'area, ha tirato quei piedi per terra, ha avuto il tempo di prendersi anche la mira.
ovviamente la squadra in battuta di cui parlavamo è Treviso, mentre Procacci trova dall'angolo la conclusione vincente. Ultimi due minuti qui al Palafiera prima di permettere al pubblico di Forlì di mettere in archivio la prima vittoria stagionale. Tra l'altro sarà la prima vittoria dal ormai lontano 23 marzo in casa contro Casale. Il campionato scorso Forlì lo chiuse con 4 sconfitte consecutive, la più dolorosa quella di Trieste che costò la retrocessione, poi la squadra è stata ripescata. Tanto applausi anche per Zizic, che è stato monumentale in avvio e preziosissimo per tutta la serata. Probabilmente ha indirizzato questa partita almeno quanto Becirovic, poi ovviamente lo sloveno lo ha fatto un po' più da protagonista e con un po' pizzico più di talento, però quello che è stato l'avvio di Zizic ha tramortito immediatamente Iesi. Dicevamo, dopo 8 sconfitte consecutive Forlì torna al successo. Sono passati più di 7 mesi. Marsili. Oi oi. Ritrova il pallone ma non il canestro, Bruttini. Saccaggi. Blocco di Andreaus che ora è aperto. Frassinetti esce, allontana Ebot, vuole che salga Bruttini, eccolo Ebot da fermo in faccia a Migliori, stavolta ha esagerato probabilmente. Sì, non ha avuto una bella dinamica di tiro, buona tecnica, un po' macchinoso. Maggioli, ribaltamento e ora Marsili cadendo indietro, neppure il ferro. Bruttini a rimbalzo e ora piano piano tutti in piedi qui a Forlì, mentre sono arrivati gli ultimi 35 secondi della partita. Saccaggi, vuole Ebot, Andreaus prende il tiro e lo manda a bersaglio. Arrivano gli ultimi cambi della partita per dare spazio a qualche ragazzo che non vedeva l'ora di assaggiare il parquet e per dare la standing ovation anche a Ebot. Che se l'è meritata, mi è piaciuto tanto tanto, un giocatore altruista, un giocatore di squadra, bella forza fisica, compatto, solido, ha fatto anche qualche canestro pregevole dal punto di vista tecnico, mi è piaciuto molto. Maggioli vuole la ricezione vicino a canestro di Ruggeri, ma trova la palla persa e allora Crivetto, uno dei volti nuovi di questo finale di partita, la stoppata di Migliori ai danni di Aganenzi, finisce così 98 a 63. Forlì festeggia la prima vittoria della stagione, lo fa nel modo più convincente possibile. Beh, meglio di così, 98 a 63, una partita che è stata in discussione ben poco, 7-8 minuti, poi la forza di Forlì, la lunghezza della sua roster, la determinazione con cui è scesa in campo, la qualità dei suoi giocatori era troppo superiore per una Iesi così, così malmessa dal punto di vista fisico, veramente una squadra in questo momento assolutamente ingiudicabile. Giudicabile invece è e deve esserlo Forlì, se vogliamo anche per gli scivoloni che sono arrivati nelle precedenti settimane. È vero che Becirovic ha saltato un paio di partite, è vero che Ebot era assente a Mantova, però obiettivamente questa è una squadra che oggi ha dimostrato tutto il suo enorme potenziale. Ora giro di campo per salutare i tifosi, che se le partite saranno sempre così credo che si moltiplicheranno sui gradoni
del Palafiera. Beh, speriamo, perché abbiamo bisogno di entusiasmo come movimento, e a Forlì si può riaccendere solo con una bella squadra. Questo può benissimo diventare una bella squadra, basta avere pazienza e la possibilità di lavorare insieme, di crescere, di trovare equilibri, di trovare un'identità tecnica. Quindi è una squadra che ha davanti un futuro roseo, e non lo diciamo perché stasera ha dominato la partita, ma perché ha un roster molto molto competitivo e grandi ambizioni. Per cui ci auguriamo tutti che questa squadra riporti il pubblico delle grandi annate a Forlì, a riempire questo palazzo bellissimo con entusiasmo, perché sarebbe splendido per tutto il movimento. Io credo che Iesi abbia sofferto tantissimo questa sera, lo si vede dalla faccia dei suoi giocatori, che è un momento molto molto difficile, molto faticoso, problemi fisici importanti. Ma ti lascio la parola, visto che hai Marco Cararetto. Di Marco Cararetto, allora, questo era un appuntamento importante della vostra stagione, quando arrivi da 4 sconfitte, ritrovi il tuo pubblico, vuoi una serata esattamente così? Sì, come hai detto tu, oggi per noi voleva essere una serata speciale, abbiamo cercato di dare tutto per poter portare a casa questi primi 2 punti, per noi, per questo gruppo che ha sofferto tante difficoltà, per la proprietà che sta cercando di costruire un progetto ambizioso e per tutta la gente che lavora al nostro fianco e che per ora ci è stata di grande aiuto. Quindi insomma, una vittoria che ci scrolla un po' di ansia dalle spalle, viste le prime uscite non proprio felici, e che ci fa ritrovare la fiducia e il cammino per poter proseguire questo campionato difficile. Per chi oggi da casa vi ha visto, probabilmente la domanda più difficile a cui rispondere è: com'è possibile prendere 20 qua e là in questo avvio di stagione con una squadra che ha questo talento? Io al giorno della presentazione ho detto che la partita è un po' lo specchio del lavoro fatto durante la settimana. In questa settimana abbiamo avuto tante difficoltà ad allenarci, abbiamo avuto tante defezioni. Becilovic si è fatto male alla schiena al tiro della seconda partita, Abbott ha preso una botta in testa, è stato fermo a Mantova, quindi non abbiamo potuto allenarci ad alta intensità per diverse settimane. Antonuti ancora non ha risolto i suoi problemi burocratici, non è ancora tesserato, lo stiamo aspettando, quindi insomma la squadra non ha potuto ancora esprimere tutto il suo potenziale. Ora che abbiamo fatto una settimana, diciamo tra virgolette, normale, abbiamo dimostrato che anche noi possiamo dire la nostra su questo campionato. Credo che sia solo il primo passo per un lungo cammino che sappiamo è in salita, però vogliamo farlo fino alla fine. Il campionato è lungo, però i playoff sono lontanissimi e, come hai detto tu, adesso dovrebbe arrivare finalmente anche Antonutti, e allora ci sono poche squadre che abbiano la vostra esperienza, il vostro talento e anche la vostra profondità. Sì, tu dici il campionato è lungo, però penso che tutti i punti che vengono lasciati poi sono difficili da recuperare. Noi stiamo lavorando al meglio per farci trovare pronti ad ogni occasione. Chiaramente quando saremo tutti al completo penso che possiamo fare ancora meglio di così. Anche oggi abbiamo commesso degli errori, però penso che quello che il nostro allenatore ci aveva detto di mettere in campo, ovvero l'energia, la voglia e mettere tutto quello che avevamo per portare a casa i 2 punti, penso che sia stata la cosa più importante. Possiamo migliorare quando siamo tutti insieme, credo che avremo tempo per poterlo fare. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Salutiamo Marco Cararetto e accogliamo Alberto Bucci. Ben trovato. Allora, si aspettava una serata di festa, serviva una serata di festa e festa è stata. Sì, è stata una bella serata, abbiamo fatto una buona partita, siamo partiti col piede giusto, perché poi le partite cambiano anche per come inizi. Iniziato bene, dopo tutto il resto è diventato più facile. Uno spettacolo vedere sin dall'avvio Becirovic e Zizic. Iesi ci ha capito poco, ma l'impressione è che in tanti faranno fatica. Becirovic è di un'altra categoria, giocatore che vede delle cose che gli altri non vedono in mezzo al campo. Zizic è uno concreto, che è bravo, che prende posizione, che sa, sfrutta le sue qualità, non vuol fare cose eccezionali, ma quando c'è è presente. E poi Abbott mi piace perché è pieno di sostanza, è un giocatore che è una guardia, non ruba tiri a nessuno, è un giocatore che sarà molto importante per noi, per me. Poi probabilmente è quel giocatore che dà energia e l'atletismo che
l'esperienza di Bečirović, Zizic e Carraretto non possono garantire. Hai ragione, esattamente proprio quello. E poi aspettiamo Antonutti, ancora dovrebbe essere vicino, o no? Antonutti domani ci sarà, lui ha già firmato un biennale, domani ci sarà la risoluzione dei lodi e conseguentemente ci sarà la conferma di Antonutti. Quindi a Torino con Antonutti. A Torino con Antonutti. Grazie Alberto. Grazie a voi, in bocca al lupo. Salutiamo Alberto Bucci e ringraziandolo insieme a lui vi diamo appuntamento anche la settimana prossima per quanto riguarda gli appuntamenti di LNP TV. Per oggi dalla Pallafiera di Forlì è tutto, 98 a 63, questa è la netta vittoria di Forlì contro Iesi, la prima per Forlì, mentre sono ora 5 le sconfitte della squadra iesina. Stavo per salutarvi ma al volo, Alberto, ti sostituisco con il tuo allenatore, ovvero Alex Finelli. Innanzitutto complimenti, possiamo dire un sospiro di sollievo. Sì, perché dopo 4 sconfitte iniziali, onestamente questa è una vittoria che dà un po' di fiducia, no? E anche se sapevamo, eravamo certi di poter fare una buona partita, e i recuperi fisici di Bečirović e i miglioramenti di Abbott hanno allungato anche le rotazioni. Quanto è bello allenare Bečirović? A me piace allenare i playmaker, tutto parte dall'asse playmaker pivot, no? Ce lo insegnava coach Peterson con D'Antoni e Meneghin. Logicamente allenare dei veterani che sanno giocare a pallacanestro e che hanno talento facilita il lavoro. Personalmente mi piace allenare playmaker, diciamo, a cui consegnare le chiavi della squadra. Mi è capitato in passato con Key Wayne Garris, con Terrell McIntyre, con Luca Vitali, e logicamente si crea un feeling speciale che poi piace al pubblico, perché un giocatore come lui può veramente illuminare questa lega. È chiaro che con gli occhi a prestazione di questa sera si fatica a capire le 4 sconfitte precedenti, ma soprattutto non si fatica a vedere un futuro decisamente più roseo per voi. Ma guarda, onestamente invece si capiscono bene le sconfitte precedenti, perché abbiamo giocato 2 gare senza Sani, che da un punto di vista, come dicevamo prima, del talento e di mettere nelle condizioni gli altri di giocare vale tanto. Quindi 2 partite di cui l'unica in casa senza Sani per noi è stato un handicap. E anche giocare a Mantova domenica senza Ty Ebot ha accorciato le rotazioni, quindi oggi abbiamo avuto una squadra un pochino più lunga, con Bečirović che stava meglio, con Abbott che è stato in campo 30 minuti, quindi diciamo che è la prima volta che abbiamo un gruppo che si conosce un po' di più, a cui ancora serve aggiungere Antonutti. Esatto, il che dovrebbe avvenire, salvo ognuno, domenica prossima a Torino. Abbiamo detto in sede di presentazione, le partite che vi aspettano non sono facili, ma adesso probabilmente avete la faccia e la condizione fisica giusta per affrontarle. Ma sì, abbiamo un inizio di campionato con tante partite esterne, ma forse è meglio così, perché siamo ancora indietro, vorrà dire che da dicembre in poi avremo tante partite in casa, ce ne aspettano 3 su 4 in casa a dicembre e 3 su 4 a gennaio. Quindi l'importante adesso è lavorare serenamente, seriamente, inserendo tutti, mantenendo questo bel atteggiamento per poi raccogliere i frutti del lavoro. Anche perché il pubblico ha gradito e per questa squadra è sempre stato molto importante. Sì, sì, qua c'è una cultura pazzesca, amano la pallacanestro, ci sono tante squadre amatoriali, tante realtà giovanili, quindi veramente tante famiglie che conoscono la pallacanestro, l'apprezzano da 25-30 anni. E quindi è un piacere per tutti quanti poter vedere dei giocatori anche esperti con un certo curriculum su questo campo. Grazie coach, ancora complimenti. A voi. Salutiamo coach Alex Finelli e stavolta sì, vi diamo l'appuntamento la settimana prossima, una settimana qui stiamo preparando qualche sorpresa per voi, come al solito continuate a seguirci, l'appuntamento è sul sito della Lega a Pallacanestro, LNP TV. Quest'oggi vi abbiamo offerto la vittoria nettissima di Forlì contro Iesi, adesso è veramente tutto, ringraziando coach Fabrizio Frates che mi ha fatto compagnia in cabina di commento e come sempre il coordinamento di Stefano Valenti. Vi auguro una buona serata.